Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto un po' particolare, targato Cooler Master, Famiglia Elegance Collection. Nello specifico parliamo del modello Dorset Pouch, dedicato quindi ad iPhone 4, 4S. Questo prodotto è leggermente sopra lo standard del mercato, perché strizza l'occhio, come dice la famiglia stessa, Elegance Collection, strizza l'occhio a chi ricerca anche un po' di raffinatezza nel momento in cui va a cercare un modo per trasportare in sicurezza il proprio melafonino. In questo caso, come vedete, abbiamo una nuance che richiama in sostanza il feltro e un colore cuoio, per capirci. Procediamo adesso allo spacchettamento, vediamo quindi cosa c'è all'interno. Il prodotto in questione è presente in un box finestrato, così direttamente presso il punto vendita potete vedere in sostanza se vi garba oppure no, questo ovviamente se il punto vendita è fisico, altrimenti dovete salutare questa opzione per ovvi motivi. Andiamo a aprire il prodotto. All'interno avete una sorta di portachiavi, dopodiché avete la tasca vera e propria. Questo è il prodotto quindi che vi portate a casa, in questo caso sarà ovviamente da noi testato come al solito, dedicato nello specifico al melafonino, come si diceva, iPhone 4, 4S. Lo spacchettamento in questo caso termina così, ovviamente sarà nostra premura condividere con voi appena possibile i nostri pensieri in merito al prodotto in questione, realizzeremo anche una galleria fotografica, dopodiché appunto condivideremo con voi il prima possibile tutto quanto. Detto questo, sullo spacchettamento, essendo molto semplice e molto veloce, io la clip la farei finire così, non c'è altro quindi da mostrarvi, io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e attraverso i relativi canali social che insomma abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragozzina.